Dal cielo come dal mare, la prima isola dell'arcipelago che si incontra sulla rotta è Zannone. Il corpo dell'isola di Ponza è così sinuoso e sottile che da ogni modesta altura si scorge l'uno e l'altro mare. L'isola dà una sensazione come di fragilità. Sembra che il mare possa d'improvviso trasportarla chissà dove, mentre il gioco rapido delle nuvole accentua questa ambigua impressione di movimento e di instabilità. Tra le cinque isole dell'arcipelago, Ponza è la più nota, la più frequentata, la più importante. L'unica con un centro abitato abbastanza grosso, con vere strade carrozzabili. Essa ha gli incanti e il fascino degli ambienti compositi tipici del Mediterraneo. C'è a Ponza un po' della dolce Corfù, un po' dell'asprezza delle isole dell'Egeo, un pizzico d'Oriente, una spruzzata di Sicilia, un'ombra di Lazio, una dose massiccia di Napoli.